35 nuove attività storiche, molte associate a Confcommercio Milano e al suo club Imprese Storiche, sono state premiate a Palazzo Marino dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e dall'assessore allo sviluppo economico Alessia Cappello. Un riconoscimento destinato alle attività che operano da almeno 50 anni. Dal 2004 lo hanno ricevuto 589 imprese. Imprese che resistono nel tempo, che si innovano, che fanno tradizione, ma che fanno anche, diciamo così, un futurismo per una città che ne ha bisogno, soprattutto per rilanciare i consumi in un momento di grande difficoltà. Imprese che naturalmente animano il territorio, animano soprattutto i quartieri, le vie anche più periferiche. I numeri sono importanti, continuiamo a crescere, noi le sosteniamo in un percorso di promozione soprattutto, stiamo organizzando degli eventi. La tradizione storica nei quartieri poi di attività che fanno tra l'altro lo spirito della collettività intorno ai quali appunto si rigenera anche un quartiere. Abbiamo aperto un bando che si chiama Prossima Impresa, che è un bando di circa 1 milione di euro che aiuta proprio alle micro piccole imprese nei vari quartieri a rigenerarsi, a rinnovarsi sia nei locali, sia nell'impianto energetico, sia nei servizi che possono dare. Quindi a fianco alla tradizione anche la possibilità di un rinnovamento.